Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi 24 maggio 2021 in compagnia di Kelsang Dechen, che chiameremo Dechen, che ringraziamo di essere qui con noi. Kelsang Dechen è presidente della comunità tibetana in Italia. E parliamo con lei. Libri TV si è occupata anche altre volte di Tibet, più di una volta troverete vari video su questo per cercare di dar voce a questa comunità di tibetani sparsi un po' in tutto il mondo. E salutiamo con affetto anche l'iniziativa di Società Libera Freedom in the World, che è un'iniziativa appunto che poi scaturisce dall'esperienza delle marce per la libertà dei popoli oppressi, delle minoranze dei popoli oppressi, un'iniziativa per promuovere il rispetto dei diritti umani, soprattutto appunto dove ci sono minoranze che soffrono. Parliamo di Tibet perché? Perché c'è stata, e con Dechen appunto ne parleremo, ne ci spiegherà un pochino, in gennaio, quindi qualche mese fa, i profughi tibetani sparsi in tutto il mondo hanno votato per eleggere il Parlamento tibetano in esilio e anche altri rappresentanti. Ecco, io ho avuto cognizione un pochino da alcuni amici tibetani di uno sforzo che c'è stato, persone che si sono spostate. Ecco, io voglio appunto chiedere a Dechen di spiegarci come si sono svolte queste elezioni, qual è stato appunto l'impegno dei vari tibetani organizzati sparsi nel mondo. Buonasera Gianni, la ringrazio per avermi invitata e dato la possibilità per parlare della Tibet. Queste elezioni sono svolte in due fasi. Uno, preliminare e la finale. Non abbiamo sistema di partiti, ma ogni candidato rappresenta se stesso. Nella preliminare per il posto della Sikyong, cioè primo ministro, questo anno c'erano sei candidati. Poi nella finale, che si è svolta nel marzo, due finali erano Penpa Tsering e Kelsang Akhuchang. Il 14 maggio, il commissione dell'elezione ha annunciato il risultato ufficiale il nuovo Sikyong e Penpa Tsering. Il 17 Parlamento tibetano in esilio ha avuto 45 membri eletti, di cui 10 rappresentanti provenienti da ciascuno della tre province tradizionali del Tibet, Yuzhang, Todo e Dome, due di ciascuno della quattro scuola del buddismo tibetano e della religione Phenpo buddista, due della ciascuna delle comunità tibetane del Nord America e Mecca dell'Europa, uno ciascuno dell'Austria e dell'Asia, che esclude India, Nepal e Bhutan. Due seggi sono riservati alla donna nel Parlamento tibetano in esilio. L'impegno di tibetani diaspora è stato eccellente. Percentuale dell'afflusso è stato attorno 75%. Elezioni si è svolta nella stessa giornata in più di 26 paesi nel mondo, nonostante difficili situazioni della pandemia. I voti sono esclusivamente sulla scheda elettorale. In Italia abbiamo avuto tre seggi, Milano, Roma e Trento.
quindi vi siete dovuti spostare. Sì, a Milano aveva gruppo, no? Di vicino, tutti quello parte di là, Torino e di Bergamo e Bologna, questo parte tutti, no? A Roma un parte della Toscana, parte di Pomaia, tutti i tibetani sono. E noi a Trento, Ogumi, e Verona, Treviso e Merano e Bolzano. Quindi noi chi lavori nella questo ufficiale, quindi devi muovere, come io sono presidente della comunità, devi andare io chi prendere voto per loro. Ho capito. Senti, ma i tibetani, quindi questa cosa è successa in tutto il mondo, in tutti i vari paesi dove stanno i tibetani. Quanti sono i tibetani nel mondo? Che non stanno nel Tibet, che sono sparsi nel mondo? Tibetani in diaspora sono circa 128 014, di cui in India sono 94.203 Mila. In Nepal ci sono 13.514, in Bhutan ci sono 1.298 e il resto nel mondo 18.999 secondo censimento CTA 2009. E tibetani in India, Nepal e Bhutan sono direttamente sotto CTA. Gli altri facciamo riferimento all'Ufficio of Tibet di Dalai Lama e situati in Washington, Londra, Genova, Mosca, Bruxelles, Canabria, Tokyo, Pretoria e Tapia. E San Paolo. Qualche anno fa c'è stato il Dalai Lama ha devoluto i poteri politici, diciamo, a dei rappresentanti che sono stati eletti. Quindi il Dalai Lama è rimasto come autorità spirituale e le autorità politiche sono state. Lui ha dato la possibilità di che diventassero elettive. Ma questo passaggio si è compiuto o è ancora in divenire? Sì, la devoluzione di poteri politici da parte della sua santità Dalai Lama non è soltanto di concerto gesto per democratizzazione della comunità tibetana in diaspora, ma anche sancito nella Costituzione. E la Cina ha reagito male e un regime ateo si è messa a manipolare riguardo alla rincarnazione della sua santità Dalai Lama, ma in realtà in Tibet e tibetani è vietato avere per fino una fotografia della Dalai Lama, se infatti una situazione ridicola e surreale. Ecco, parliamo appunto del rapporto con la Cina. C'è un rapporto di Human Rights Watch che è presentato a Ginevra che dice che appunto il governo cinese in questo periodo di pandemia ha intensificato tutte le pratiche autoritarie contro le minoranze, il pugno di ferro a Hong Kong, ma anche nei confronti di minoranze in Mongolia e così via. Ecco, riguardo ai tibetani ci sono state ulteriori, diciamo, violenze e un pugno di ferro anche nei loro confronti. Sono da 70 anni che Cina viola i diritti umani in Tibet e secondo Freedom House il Tibet è
Silitato all'ultimo della lista dopo Siria, cioè praticamente non esiste i diritti umani in Tibet. Per questo è difficile ottenere notizia da Tibet. Ho capito. E ci sta, insomma, diciamo anche internet che è controllato, non è libero. Tutto sì, non è libero, non ha i diritti umani. Certo. Senti, Dacen, visto che tu sei in Italia, sei rappresentante appunto dei tibetani in Italia, come pensi che l'Italia si comporti nei confronti del Tibet e della Cina che lo occupa? Italia è un paese generoso e democratici. E bisogna stare attento alla Cina, verificare prima di prendere iniziativa con la Cina. Alla fine vorrei dire soltanto una cosa per capire, la Cina è molto importante capire il Tibet. Qui in Occidente, democratici, liberi, liberale e cerchiamo di salvaguardare la nostra sistema e assomiglieremo sempre di più al sistema cinese. Grazie a tutti. Tibet libero, vita lunga sua santità Dalai Lama. Grazie a Grazie, voi di grazie nuovo. Decen, Tibet Libero, sempre Liber TV sarà sempre a fianco a voi e anche ovviamente Società Libera con le marce internazionali che si organizzano da tanto tempo e che abbiamo seguito. Grazie ancora. Grazie mille a tutti.